Ragazzi, buongiorno dalla Drisso poco poco. Oggi è il grande giorno, non quello dell'operazione, quello fastidioso per me. È arrivato il momento di fare la flebo. Voi mi direte, ma perché l'operazione? E no, l'operazione non mi preoccupa. A me quello che mi dà fastidio è l'ago. Guardate, è più forte di me. Io con l'aghi eppure sono tatuato, voglio dire, piercing, roba varia, però l'ago mi ha sempre dato fastidio, l'ago che inietta, non l'ago del tatuaggio. Non è il dolore, perché che dolore fa un ago? È proprio il fastidio di sentirmi un ago dentro la vena che rimane nella vena. Quindi per me l'operazione non mi desta nessun problema, quello che mi dà fastidio è l'ago. E quindi oggi devo fare invece la flebo di contrasto, perché mi inietteranno il contrasto per fare l'attack total body. Da lì speriamo che la risposta sia che questo nodulo è l'unico presente nel corpo e che invece non sia, che ne so, magari una metastasi di un altro problema chissà in quale parte del corpo, no? Perché mi faranno testa, torace e addome, quindi c'è la bruttissima possibilità che sia una metastasi, quindi magari un derivato da qualche altro punto del corpo, da un altro tumore da qualche punto del corpo. A quel punto non si potrebbe neanche più toccare, perché se tocchi la metastasi poi le cellule possono esplodere in tutto il corpo. Quindi poi domani invece sarà il giorno della spirometria, che poi oggi voglio chiedere se sia possibile portarla ad oggi per non fare doppio viaggio, perché oggi mi hanno fatto l'attacco e domani la spirometria. Se mi trovano un buchetto per la spirometria nel pomeriggio, io resto là, tanto sto andando col band, quindi posso rimanere benissimo là, non ci sono problemi. E poi invece il 22 all'ospedale a Cosenza, un ospedale, non l'ospedale, come si chiama? Mariano Santo, che non è l'ospedale principale di Cosenza, lì faranno la PET, quindi di nuovo flebo di contrasto, PET, che poi è uguale all'attacca, solo che grazie ai colori di contrasto è un pochettino più specifica per vedere l'assorbimento di glucosio da parte di queste cellule tumorali, che possono essere i noduli o quant'altro. Quindi che, Adrian? Niente, quindi poi dopo si vola per Roma. Si va a Roma! Tagliuzza tutto, è un'altra flebo, pure là, pure in ospedale, un'altra flebo. Questo è il periodo delle flebo. Non me sono mai fatta in vita mia flebo, me ne sto a fare tutte mo. Camera. Vi ho raccontato invece tutto il resto, no? Nel senso che ho fatto tutte le analisi del sangue, tutte le analisi dell'urina, l'elettrocardiogramma e niente, ragazzi, io non ho neanche un valore fuori posto, non ho neanche un asterisco né nelle glicemie né niente. E quindi questo mi ha lasciato pensare, no? Quanto possa essere falso un controllo medico da parte nostra. Cioè, uno arriva a 50 anni, 49, 50, non cambia niente, e dice, beh, mi vado a fare un controllo generale, analisi del sangue, analisi dell'urina, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, chissà, vai a farti tutto questo e esce tutto perfetto, tutto perfetto, un par di ciufoli, perché io ho questo problema da andare a dover togliere, eppure velocemente, perché addirittura il chirurgo, quando gli ho detto che avrei avuto un problema a salire il 1 marzo e a sarei salito l'8 marzo o il 7 marzo, lui mi ha detto no, non perda proprio assolutamente tempo, cerchi di venire il prima possibile. Quindi per lui era vitale anche quella settimana, quindi il problema cioè, va affrontato pure velocemente. Quindi io mi andavo a fare tutte queste analisi, e se non fosse stato per il Covid che mi ha fatto scoprire questo grazie all'attack che ho fatto per vedere la mia polmonite con che condizioni era, ragazzi, io non mi sarei mai accorto di niente, ma sarei fatto tutte le analisi del mondo e avrei detto sono sano come un pesce. E questo lascia pensare che
bisogna controllarsi bene. Arrivata a una certa età, io penso che dai 45 anni in poi, specialmente chi fuma o chi fa lavori un po' particolari, che può respirare cose nocive, dannose, chi lavora nell'edilizia, chi lavora nelle cose dove si vernice, si fa, insomma, una TAC almeno una volta l'anno sarebbe il caso di farla, perché non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Queste sono cose infami. E so che magari uno non le fa per paura, per paura delle risposte, però è un po' da stupidi, perché se tu hai paura della risposta è perché c'hai paura che ti dicano qualcosa di brutto, però allora a questo punto è meglio prenderlo in anticipo qualcosa di brutto, no? Evitare che diventi qualcosa di brutto. Nel frattempo mia moglie sta a fare colazione e io devo stare a stomaco vuoto, non mi sono potuto prendere neanche il caffè. E vabbè, c'è solo una nota positiva, che sto sul ban, ma boh, fate vedere. No, non boh, fate vedere. Aspettate un attimo. Vedete le tende? E queste non ve le ho fatte vedere, va bene, tutto un work in progress. Questo è un ban cantiere, è un ban come ban cantina, perché è ancora tutto sotto sopra, vabbè, ma certe volte ce l'ho mezza giornata libera da dedicargli, un po' per il freddo, un po' la pioggia, un po' non me ci metto mai, però ultimamente, anche quando ho fatto una giornata di sole, non avevo quella spinta emotiva, penso che sia comprensibile, no? Non c'ho quella spinta adesso, però oggi pomeriggio, siccome ho da fare alcune cose a Umbrico, a Corigliano Calabro, perché devo prendere un sanitario per casa che si è rotto e una cosa o un'altra, vado lì e dico: senti, sai che c'è? Datemi pure un pannello di truciolato, quello là, l'OBS, l'OSB come si chiama, e dopo me lo taglio io e ci faccio la pavimentazione. Una volta fatta la pavimentazione, già c'ho tutto il finto parquet adesivo pronto ad essere attaccato, e una volta che io ho messo il parquet adesivo sul pavimento, il parquet adesivo alle panche con i paraspigoli, già ha cambiato tutta la facciata. Quindi vamos. Siamo arrivati, siamo al poliambulatorio specialistico ANMI di Rossano Calabro. Quindi mo prendo ste carte, vado a pagare il ticket e secondo me farò un po' di fila. Raga, è troppo presto, non mi fanno entrare, quindi mo mi rilasso un pochettino sul bar. Solo che quando io mi sdraio sul bar, a me viene a biocco, mi metto a dormire. Mamma. Buonanotte. Ragazzi, tac fatta, flebo tolta, lavaggio della vena fatto. Ora tra 5 giorni ne dovrò fare un altro di mezzo di contrasto, no? Per fare la PET. E quindi mi toccherà per 5 giorni adesso per lavare tutto l'organismo da questo mezzo di contrasto. Dovrò bere 3 litri e mezzo d'acqua al giorno.
per eliminarlo, e prima di fare la PET andrò a ripetere le analisi della creatinina per vedere se ho eliminato effettivamente tutta la sostanza, perché non è una cosa leggera per il corpo il mezzo di contrasto. Va bene, ma poi sentite una botta di calore a un certo punto, verso la fine, ma arriva una botta di calore, sembra che state davanti al fuoco acceso a brace, una cosa che ti viene voglia di schiacciare il pulsante. Comunque vabbè, che poi non c'è il pulsante, che cazzo schiacci? Niente. Può pure morire là sotto, non ti senta nessuno. Ma vado a mangiare e vado a bere. Ragazzi, non ci crederete, guardate che c'è qua dietro, i pannelli per la pavimentazione. Finalmente l'ho comprata e ero pure tentato di comprare un mobiletto di quelli già fatti in resina, che poi è lo stesso colore della pavimentazione, era un grigio perla chiarissimo, perché mi sono detto 60 euro, io spendo più di legno per andarmene a costruire uno e non viene rifinito così, che non a prendermene uno già fatto. Quindi ero lì per prendermelo, poi ho detto vabbè, comunque mo temporeggiamo un po', prima fammi vedere la sistemazione e tutto, poi ci rendiamo conto di quello che ci serve. Però certo che non era male la pensata, usare uno di questi mobiletti in resina, non era per niente male. Non lo so che mi hanno iniettato, raga, so solo che sto a bere da 2 ore perché devo smaltire sta cosa, mi ha detto il medico. Ho dormito un'oretta nel furgone mentre Diana stava in giro per cinesi, mi sono fatto un'oretta di sonno, però mi sono svegliato che sono già stanco, sento una spossatezza che non sentivo da tanto, e molto probabilmente un po' perché ho dormito poco stanotte, perché mi sono svegliato presto. E no, lo stress no, perché non mi sono stressato, però mi hanno iniettato sto mezzo di contrasto che non lo so, ma ha scombussolato un po' l'organismo, mal di testa, stanchezza, spossatezza, no? Nonostante che ho dormito, ho bisogno di rilassarmi un attimino, domani spirometria. E mo siamo venuti qui da Miele, che è un brico, e ho detto a me, visto che dobbiamo comprare il water nuovo di casa perché quello nostro si è rotto, mi compro pure quello che mi serve per la pavimentazione. Ho comprato i pannelli e dei paraspigoli cromati, perché poi intorno al parquet, diciamo, dove metterò il parquet sulle panche, metterò i paraspigoli cromati. Insomma, piano piano ho comprato quasi tutto, ora devo solamente mettermi all'opera. Qua non si sa, però ogni giorno c'ho da fare le visite, domani un'altra volta, poi un'altra volta, poi l'operazione. L'importante è comprare materiale. Allora ragazzi, io devo bere un sacco d'acqua, quindi che faccio? Stasera ceno qualcosa di salatissimo. E allora dai, cacio e pepe. E il pepe ho già fatto nel mortaio. E il cacio, il pecorino romano, ho preso 3 etti, dovrebbe bastare. Mezzi paccheri lisci. Ma ha fatto star pepe, poi così lo fate idratare. Nel frattempo ho usato 150 grammi di pecorino per fare sta pastella. Vedete la consistenza com'è, guardate, è come la pastella per andare a pescare cefali, vedete? Poco sale, 11 minuti per sto paccaro de Gragnano alla fine del mondo. E l'andiamo a risottare. Ok, gli calate giù questo, bello così, cominciate a girare, veloce, 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 veloce. Andate la crema, bella così, bella così. Ah, sentite come sciacquettia la crema di pecorino, ragazzi. Cacio e pepe. Cacio e pepe, c'è più cacio che pepe, cacio e pepe, fammi luce, fammi pepe. E monna mi ha impiattato, che mo vi faccio vedere, via qua, via qua, via qua, mo via qua, via, via il piatto, via il piatto, stai attento a quello che inquadri, guarda,
attento a quello che guardi, guarda. Andiamo su, ma che sei matto? Una spolveratina di pecorino. Il cucchiaio, No, si fa a mano, a sentimento questo. e buon appetito, andiamo all'assaggio, lo facciamo insieme. Ah, guarda come cola, guarda, questa è una crema, questa è cacio e pepe. Mamma mia, che poesia. Si sente tutta Roma dentro a sto piatto. Oh. Se babatte. Massa, quanto è buona.